Ovviamente internet decide di non prendere quando devo fare le reaction, Madonna. Ciao a tutti i miei slime, qui Ale, bentornati finalmente nel mio canale. Mi sono trattenuto qualche giorno in più a mare, comunque sia, sono appena tornato a Bari, ho anche fatto un incidente nel ritorno, ma la prima cosa che ho pensato appena sono arrivato a casa è: io devo fare un video. Comunque sia, non vi preoccupate per l'incidente perché stiamo bene, stiamo freschi, collane al collo. A parte le cazzate, sto davvero bene, non mi sono fatto nulla. E per il ritorno ho pensato, perché non fare una bella reaction a Benedetta, il nuovo pezzo di Vaste e Easy? Piccola premessa. Ho appena scoperto che il pezzo è di Vazze perché ero convinto che fosse un pezzo di Easy. Comunque, alla fine non cambia un cazzo, perché sia che il pezzo è di Vazze o sia che sia di Easy, alla fine non cambia che ci sono questi due artisti sul beat, che tra l'altro è fatto da Don Joe, coprodotto con Davide Ice. Immagino che questo pezzo sia un altro estratto di VT2M mixtape di Vazze, che ormai è atteso da 3-4 anni. E in generale penso che il problema di Vazze sia proprio questo: il fatto che sia un po' incostante. Io l'ho conosciuto già ai tempi quando faceva le prime robe con Tedua, Drill Dream Squad, ed è un artista che all'inizio mi piaceva molto. Tuttavia, il mio hype per lui negli anni è venuto a calare man mano. Fatto sta che comunque cose carine e cose anche potenti le ha fatte, quindi è un artista che comunque il potenziale ce l'ha, è da vedere come lo applica. Ha fatto uscire un EP nel 2019 intitolato Waiting Room, e se devo essere onesto, mi ricordo che questo lavoro lo incominciai ad ascoltare, ma tuttavia non lo finii mai perché non mi stava prendendo. Dall'altra parte invece abbiamo Easy, uno degli artisti a cui sono più legato, uno dei migliori rapper italiani secondo me, e anche un'ottima penna perché sa scrivere davvero bene. Ha rilasciato 3 album ufficiali: Fenice, Pizzicato e Aleteia. Il mio preferito tra questi è Pizzicato, nonostante ritengo che Aleteia sia il suo lavoro più completo e più maturo. E con il passare dei dischi si nota tantissimo l'evoluzione musicale che ha subito Easy. Mentre Fenice è quello un po' più bruttino, ma nonostante questo ha delle perle veramente assurde. Il problema di quell'album è che è stato fatto praticamente in vista del film, quindi Izzy non ha avuto il controllo pieno che a differenza ha avuto su Pizzicato e sicuramente su Aleteia. Entrambi membri della Wild Bandana, e senza perdere troppo tempo andiamo a sentire cosa hanno combinato in questo pezzo. Ovviamente internet decide di non prendere quando devo fare le reaction, Madonna. Per il mio blocco, per quanto ci sono sotto, l'uscio è più sotto. Se per me è uno sguardo diverso, anche se hai fatto parecchio cagare, quella volta non ho fatto rimesso. Sono uno dei capi della bandana. Benedetta, benedetta, per me ti giuro sei benedetta. Voglio restare su un altro planeta finché mi abituo alla differenza. Sto crescendo coi miei scheletri dentro il cassetto. Benedetto il pavimento in cui dormivo, le mie monte, le mie turbe, denunce del condominio. Benedetto il mio diabete, il mio pianeta, le mie ombre. Benedetto chi le cerca, fanculo chi le nasconde. La traccia è carina, anche se onestamente mi aspettavo qualcosa in più. Nel senso, ci sta, è bella, però non so se me la riascolterei un'altra volta. Vazte fa una strofa e un ritornello abbastanza discreti. Il problema è che quando entra Izzy lo eclissa completamente. Ha fatto veramente uno strofone. A leggere il titolo della canzone mi aspettavo un pezzo un po' introspettivo, ed è quello che effettivamente poi è la canzone, più per la parte di Izzy che per quella di Vazte. La cover art pure secondo me è un sacco figa, nella sua semplicità comunque. E un'altra cosa molto curiosa è che sia Vazte che Izzy, quando hanno annunciato il pezzo, l'hanno fatto passare come il rinascimento del rap italiano. Magari dietro questo c'è un concept che in futuro verrà un attimo approfondito meglio. Comunque sono abbastanza curioso di questa cosa. E anche la cover nel suo, con questo segno della croce, ricorda un po' il Rinascimento. E cos'è poi Benedetta? Proprio la verità, che secondo me, se andiamo a fare un parallelismo, è tipo il liquido che sta in questa boccetta. La produzione è carina, nella seconda parte, anche nel ritornello, c'è quasi una cassa dritta, che so che non è una cassa dritta, però ve lo dico per farvi capire cosa intendo. Una cosa carina che dice Vazte è: sono uno dei capi della bandana e la fama per me non è un fatto riflesso. Cosa intende con questo? Lui è un membro della Wild Bandana, come dicevo prima, e quindi essenzialmente lui si sta mettendo sul piano di Easy o Tedua, che sono gli artisti più affermati della Wild Bandana, dicendo che lui non brilla di fama riflessa, ovvero chi è Vazte? Quello che sta con Tedua e Easy. No, anche lui ha un proprio nome, anche lui magari con un po' più di tempo dimostrerà quello che vale, perché per il momento secondo me ha dimostrato qualcosina, ma non come Easy e Tedua. Vedremo in futuro. Anche in questa strofa Easy dimostra la sua grande abilità nella scrittura. Benedice sia le sue gioie che le sue disgrazie, come magari il diabete. È una delle cose che lo fa più stare male, ma è anche proprio da lì che nasce tutta la sua arte e tutta la sua musica. È davvero maturato tantissimo negli ultimi anni Easy come artista, secondo me. Questa è un'ulteriore prova, e mi farebbe molto
avuto più piacere vederlo presente in più dischi, perché ogni volta che collabora o che comunque rilascia una strofa, che sia sua, che sia in un feat o qualsiasi altra cosa, spacca. E quindi non capisco perché, specialmente nell'ultimo anno, anno e mezzo, è stato messo un po' in disparte, ma probabilmente è una scelta sua più che altro. Comunque sia, spero per lui che ritorni a essere un po' più attivo musicalmente parlando. Voi che ne pensate del pezzo? Vi è piaciuto? Vi ha deluso? Chi avete preferito? Cosa ne pensate di Vaz o di Izzy? Scrivetemi tutto questo in un commento qui sotto. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto o foste semplicemente contenti per il mio ritorno, vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non foste iscritti al canale, iscrivetevi, e se lo siete già, attivate la campanellina in modo tale da non perdervi altri video, altre reaction. Noi ci vediamo con un prossimo video che non sarà più tra 2 settimane, ma comunque riprenderò la costanza che ho sempre avuto sul canale. Slap!